L'Europa propone il rifinanziamento della missione Triton con quattro soldi, Salvini propone un blocco navale con azioni di guerra. Quale potrebbe essere una soluzione per interrompere queste tragedie? Ma bisognerebbe intanto domandarsi che tipo di Europa vogliamo. Perché se è un'Europa che deve essere chiusa in se stessa, quindi erigere un muro perimetrale per impedire che i popoli di tutto il mondo poi possano arrivare in un posto che fino a qualche tempo fa è anche un modello sociale di civiltà. Il vero ruolo che invece dovrebbe avere la sinistra è quello di imporre un livello appunto di sostegno a quelli che arrivano in Italia che non preveda appunto campi profughi, ma che preveda un sistema di accoglienza. Guardate che in realtà se anche con questi numeri però? Anche con questi numeri guarda in realtà sono numeri di transito in Italia, cioè più di 200.000 persone vanno in Germania, o il resto in Olanda, poi vanno in Francia, in Italia ne rimangono più o meno 50.000, se tu li dividi per i 5.000 comuni italiani, in realtà tu ti ritrovi qualche persona per ogni comune. Cioè, ci si dovrebbe muovere più come popolazione, nel senso che il governo dovrebbe avere più appoggio da parte dei cittadini, se la maggior parte dei cittadini avesse questo sentimento di abbiamo bisogno di voi per aiutare a salvare tutte queste persone e portare questa posizione con milioni di persone dietro, probabilmente l'Europa potrebbe ascoltare meglio il nostro governo. Quindi dobbiamo scegliere se salvarle oppure lasciarle morire. Salvini ha già fatto capire quello che vuole fare, noi speriamo che si possa fare un corridoio umanitario per dare una speranza a questa gente, almeno una minima possibilità di sopravvivenza. Quello che bisogna fare è mettere un progetto a lungo termine, dare alternativa a queste persone, un'alternativa concreta, perché non si può andare avanti così, queste vittime continuiamo ad aumentare perché noi non abbiamo una politica di immigrazione, parliamo comunque di persone eritrei, somali, siriane, sono persone costrette, non hanno un'alternativa, sono questa l'unica strada e smettiamo di parlare sempre di scafisti, noi dobbiamo mettere un atto, un progetto a lungo termine, perché noi sappiamo che ci sono circa 1 milione di rifugiati in 28 paesi. Di organizzare un'accoglienza in maniera strutturata, perché ormai questo fenomeno non è che se si gira da un'altra parte diciamo non ha queste dimensioni, ormai l'Europa, il mondo intero se ne deve far carico piuttosto che ecco, aspettare le tragedie e far finta diciamo che le cose non ci siano fino a che ci si ferma a poche decine di morti. E quelle persone continueranno a scappare oppure moriranno in loco. Quello che dobbiamo fare è chiedere all'Unione Europea che finalmente se ne faccia carico e per farsene carico vanno aperti dei canali umanitari. Stiamo parlando di persone che se riescono a sbarcare nel nostro paese hanno il diritto di asilo, cioè significa che hanno i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, perché appunto sono persone che fuggono da guerre e da violenze. E smettiamo di dire noi blocchiamo, queste persone non puoi neanche bloccare con la cara armata o con il Kalashnikov, sono persone disperate, sì, giustamente arriveranno di meno, saranno più vittime, dobbiamo anche lavorare in paesi di transito, smettiamo di fare questi accordi con paesi come dittatori, come l'Eritrea, come il Sudan, come tanti altri paesi, persone dove qui scappano stessi, per questo noi dobbiamo dare risposta immediata, non abbiamo più tempo da perdere. C'è tutta la questione dell'accoglienza che bisogna rimettere in piedi, anche qui a Roma, e il modello che abbiamo conosciuto e che è venuto fuori anche con Mafia Capitale, crediamo che non possa più essere il modello con i quali accogliere i migranti e soprattutto coloro che chiedono rifugio. I migranti che muoiono in mare sono i desaparecidos di oggi, lei ha fatto questo parallelismo. Sì, è così, sono vite umane sacrificate in modo che l'opinione pubblica non possa commuoversi, non possa provare empatia. L'opinione pubblica italiana, l'opinione pubblica europea è del tutto indifferente, c'è un muro di gomma mediatico che impedisce di capire quello che sta succedendo. Da fare c'è tanto, intanto rinnovare Mare Nostrum, non beneficiare c'è da istituire i corridoi umanitari che non ci vuole proprio niente, basta dare istruzioni alle ambasciate.
italiane e europee. C'è da superare Dublino 3, che fa sì che chi arriva in Italia deve restare in Italia, e questo crea problemi soprattutto ai rifugiati ma anche al governo italiano. Chi sbarca in Europa ha il diritto di andare in base a Schengen dappertutto.